chiamato con impegno a condividere la tua missione. Grazie Maria Assunta in Cielo, che mi hai accompagnato verso il lume nel mio cammino cristiano e sacerdotale. Grazie particolarmente a tue suore, che con l'esempio e la preghiera mi fecero incontrare e scoprire Gesù. Grazie ai miei genitori che mi hanno aiutato con sacrifici nella chiamata al sacerdozio. Grazie al Vescovo Paolo Galeazzi, che mi ha ordinato sacerdote per la nostra Chiesa Maremmana. Grazie a tutti i Vescovi che ho incontrato nel mio cammino sacerdotale, particolarmente il mio carissimo Rodolfo Cetoloni, che mi ama oltre i miei meriti. Grazie a Papa Francesco, che guida tutta la Chiesa in questo momento con il suo esempio e la sua parola semplice e concreta. Grazie a Chiara Lubich, che con il suo carisma ha illuminato la mia vita cristiana e sacerdotale. Grazie a mia sorella Amelia e al mio cognato Alfio, che con la morte dei nostri genitori hanno condiviso e accompagnato il mio cammino sacerdotale. Grazie ai miei nipoti, bisnipoti, trisnipoti, che danno tanta gioia al mio cuore. Grazie ai miei parrocchiani, che con pazienza hanno sopportato il mio carattere non facile. Grazie soprattutto per il cammino che stiamo facendo insieme, per essere sempre più testimoni di vita cristiana. Grazie a tutti coloro che nella mia vita hanno contribuito a rispondere alla volontà di Dio. Grazie a tutti voi qui presenti, che condividete con me questa ricorrenza, particolarmente i miei confratelli nel sacerdozio. Grazie a tutti coloro che dopo questa Eucaristia ci renderanno possibile gioire anche umanamente, come dice il salmista, quanto è bello che i fratelli stiano insieme. Grazie Signore. Amen. Che festeggiamo insieme i tuoi 60 anni di sacerdozio. È un traguardo non da tutti, e lo condividiamo come un premio che il Signore ha voluto farti per la tua fedeltà alla chiamata ricevuta, per il tuo zelo, per l'amore manifestato sempre a Cristo, al Vangelo e alla Chiesa. Salutiamo il Vescovo Rodolfo, che oggi è tra noi per dire a te, Don Giovanni, le grazie di tutta la Chiesa diocesana di Grosseto. In lui sono rappresentati tutti i luoghi che ti hanno visto infaticabile ministro della parola, della riconciliazione, dell'Eucaristia, in tutte le comunità nelle quali i vescovi nel corso di questi 60 anni ti hanno inviato. Da 18 anni sei tra noi, a Buriano, e ne siamo davvero felici. In questi anni sei stato per noi e tra noi, padre, amico e fratello. Hai camminato accanto a noi, ci hai donato tanto sul piano spirituale, ci hai incoraggiati, corretti, stimolati, incitati, consolati,
hai condiviso le nostre vite e poi ci ha fatto capire, col tuo esempio, quanto sia importante la comunità si costruisca intorno alla parola di Dio e ai sacramenti, ma anche attorno ai luoghi della fede. Questa Chiesa è la più diretta e concreta testimonianza dell'amore, ma anche delle capacità che tutti ti riconoscono di lavorare perché i luoghi che ti sono affidati siano sempre belli, curati e valorizzati. In questi anni, quanti lavori, quanti progetti portati a termine. L'ultimo in ordine di tempo, la sala espositiva parrocchiale, che tu hai voluto con tanta determinazione e che insieme siamo riusciti a realizzare e a consegnare a questo paese come testimonianza di una comunità viva che crede. Grazie Don Giovanni del tuo sacerdozio. Grazie a Dio che ci ha fatto il dono di condividere un pezzo significativo e che oggi ci fa essere qui a festeggiare ancora. Grazie a te, alla tua famiglia. Grazie al tuo esempio e del tuo entusiasmo. Grazie perché ci vuoi bene e ci testimoni ogni giorno che essere cristiani è davvero una grande gioia. Tanti auguri, Don Giovanni, pronti a festeggiare ancora con te altri importanti anniversari. Anche a voi che hanno dato una svolta alla vostra vita. Per noi è stato Don Giovanni, per la nostra famiglia. Noi l'abbiamo conosciuto più di 40 anni fa. Eravamo giovani sposi con Simonella e lui era a Roccastrada e con lui abbiamo percorso i primi passi sia della vita matrimoniale ma sia della scoperta della spiritualità dei focolari e lui ce ne ha fatto scoprire la bellezza. Ogni volta che si andava a Roccastrada ci si incontrava con lui, con le famiglie, si faceva esperienza di un incontro vivo con Gesù presente, in mezzo a noi. Poi ad Alberese, un rapporto ancora più profondo. Io ricordo i nostri figli piccoli, andavano a messa solo se si andava da Don Giovanni. Quindi tutte le domeniche bisognava partire, andare ad Alberese, no? Tutte e tre si partiva e i viaggi aumentavano. Quanti momenti belli di vita, di amore reciproco, di unità con le famiglie, i giovani. Ricordo sempre quando venivamo a Campiscuola, alla villa Rocca Tederini, con le famiglie, alcune sono qui. Si faceva veramente un'esperienza bella, come un anticipo di paradiso.
E c'è una parola che mi verrebbe da dire a Don Giovanni, non so se avete sentito un canto Dove tu sei, c'è una frase che dice: Dove tu passi fiorisce il deserto. Credo che la parola per Don Giovanni sia giusta, sia questa: Dove tu passi, Giovanni, fiorisce il deserto. Lui, l'ha detto anche prima Franco all'inizio, è anche un restauratore, perché dove è passato ha restaurato le chiese, le canoniche. Qui c'è l'architetto della diocesi che le troverà restaurate. Ecco, ma è restauratore di edifici, ma anche di anime. Ci sarebbe tanto da dire. Una cosa mi colpisce nel ministero di Don Giovanni, che è la confessione. Mi stupisce sempre. Venire da lui. Si fa esperienza che la Chiesa non è solo maestra, ma è soprattutto madre. Mi viene in mente la figura del padre del figlio prodigo, no? Che è lì che ti aspetta, ti accoglie, ti abbraccia, sa farsi uno, sa entrare dentro di te, ti accoglie con tenerezza. Si arriva qua su a Buriano appesantiti, stanchi, e si riscende, sembra di volare. Grazie Don Giovanni. Io credo ci sia un segreto nel ministero di Don Giovanni che lo rende così. Che il suo ministero poggia le radici su una vocazione ancora più grande, che è quella di tutti noi, che è la vocazione all'amore, a essere dono. Ecco, Don Giovanni, la sua vocazione è radicata proprio in questa vocazione che viene prima ancora delle vocazioni particolari, che è la vocazione all'amore. È per questo che la sua vocazione splende. Grazie Gesù di averci dato questo padre, fratello, compagno di viaggio. Grazie Giovanni di quello che sei per tutti noi. Ti vogliamo bene, continua così.